Questo messaggio è molto importante. Non lo voglio dire io perché vorrei che fossero loro ragazze insieme con voi ragazzi a lanciare questo bellissimo messaggio. Molto forte, molto duro, ma a loro la parola. Allora, adesso parleremo di un fenomeno che è molto comune tra noi adolescenti, che è il bullismo. E a proposito di questo fenomeno, vorrei dire a tutti quei ragazzi che ne hanno subito di parlarne con chiunque, con un amico, con i genitori, perché questo fenomeno si deve fermare. E adesso abbiamo Edoardo, Vittorio, Filippo e Leonardo in Il bullismo. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. I miei compagnucci, nel corso degli anni, mi hanno chiamato in tutti i modi. Giancappio, Giancavolo, Giancacca e Giancoglione. Poi si sono sbizzarriti sul cognome con una canzoncina simpaticissima che mi cantano sempre a ricreazione. Catino, Cretino, sei un quattro occhi e c'è il pisellino. Che simpatici. Andrea Rozzi, per farmi uno scherzo, ha sparso in giro la voce con i pidocchi. Che matto. Da allora nessuno mi è più invitato ad una festa. Mio cugino Luca, che fa la quinta, a ricreazione gli assentini, dice che non dovrebbero chiamarmi così. Però io li lascio fare, perché penso che prima o poi smetteranno. Sarò tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Ho 11 anni e sto alle medie. Anche i nuovi compagni di scuola sono una banda di pazzoidi. Ultimamente sono un po' ingrassato e così loro mi chiamano scherzosamente supplì, bombolone, strofinaccio, cicciottone, carta da parati, quattro occhi e zinnacchione. Puzza dei piedi, cagone, calcinaccio, sterco, pippa, sega, palla e straccio. Non è che mi fa piacere, però pazienza. Se penso che a Rinaldi lo chiamano vomito, a me mi è andata deluso. L'altro giorno mi hanno buttato dentro un cassonetto della Mondezza. Sono uscito fuori tutto sporco di sugo e avanzi. Mio cugino Luca, che adesso fa la terza, mi ha visto. E io per la vergogna mi sono raccantucciato nel cassonetto. Come ci torno a scuola domani? Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Ho 14 anni e ho appena iniziato il liceo scientifico. In classe mia ci sono due gruppi. E poi ci sto io. Ho capito che la cosa migliore è parlare il meno possibile. Così non mi vedono. Però che palle, non è servito a niente. L'altro giorno mi hanno avvolto nel nastro adesivo e mi hanno disegnato cose zozze sulla fronte. Per questa cosa a casa mia hanno fatto molte storie e mamma è molto triste per questo. La verità è che mi vergognavo a parlare con i miei, la verità è che vorrei essere diverso. Così stamattina sono entrato nella palestra di scuola mia e ho puntato il dito contro il più carogna dei miei compagni. L'ho guardato fisso negli occhi e ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così l'ho abbracciato e ho vinto io. Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia. Io sono Vittorio. Io sono Leonardo. Io sono Filippo. E crediamo nell'amicizia.